Come giudica questo pareggio qui? Andò da Rescovet aveva detto alla vigilia che sarebbe stata una gara complicata e lo è stato. Sì, lo è stato, ma l'abbiamo secondo me stati bravi a renderla soprattutto all'inizio facile, nel senso comunque siamo andati in vantaggio, potevamo chiuderla, non siamo stati bravi lì. Abbiamo diciamo 10 minuti dove loro un attimo del primo tempo hanno preso un po' di campo e poi è scaturito questo gol su palla inattiva che dovevamo secondo me evitare di prendere per andare in vantaggio sull'1-0. Però i ragazzi hanno fatto un'ottima partita, soprattutto anche il secondo tempo, sono cresciuti, siamo stati padroni del campo praticamente per tutta la ripresa. E ci è mancato soltanto il gol, ma anche un po' di cattiveria, diciamo, nel farlo, di attaccare la porta su tante situazioni e anche un pochino di qualità che ci è mancata su tante palle da mettere in porta ai nostri giocatori. L'abbiamo vista abbastanza arrabbiata in occasione del rigore, come l'ha vista quella Mi situazione? sembrava un rigore clamoroso, poi ho parlato anche con Nasa, comunque è stato colpito da dietro. Cioè, vedo difficile che un giocatore si butti in aria con la palla nei piedi, di spalle, senza motivo, quindi il rigore è abbastanza netto, ma insomma, ci mancano, secondo me mancano anche 3-4 ammonizioni al notaresco, di situazioni di falli fatti, ripartenza e diciamo l'arbitraggio. Non mi è piaciuto tanto, però ci sta. Sbagliano giocatori, sbagliamo noi allenatori, ci sta che anche l'arbitro delle volte incappi in una giornata storta. È giusto dire che nell'occasione di Cardoni quel traversapalo lì si è aggirata la partita? Ah no, è chiaro che lì potevamo chiuderla al 2-0 meritatamente, abbiamo un'altra di testa con Siri, ma abbiamo avuto anche il secondo tempo per poter far gol. Ci è mancato qualcosina, ci è mancato secondo me un po' di cattiveria sotto porta, ma nell'attaccare la porta, con i centrocampisti e con gli esterni. Ci è mancato soltanto quello oggi, però la partita era una partita difficile e secondo me l'abbiamo fatta bene, interpretata bene. Portiamo via soltanto un punto e questo è soltanto l'unico rammarico. La Samba è ancora imbattuta, questo vi porta alle prossime sfide con anche maggiore convinzione rispetto alle gare iniziali. Sì, ma noi il percorso nostro che stiamo facendo è ottimo, secondo me. Abbiamo toppato un paio di pareggi in casa dove secondo me potevamo fare bottino pieno, però la squadra è solida, una squadra tosta, una squadra consapevole dei propri mezzi, che ha le sue idee e quindi sono contento, però dobbiamo continuare perché comunque così, con questo atteggiamento, con questa voglia, e dobbiamo provare a vincerle anche tutte.